Pettinari, la denuncia, se vogliamo, è circostanziata. Pescara non è più una città sicura. Ha detto bene. Pescara non è una città sicura. Parliamo di emergenza sicurezza a 360 gradi, di cui mi sono sempre occupato, ma nello specifico dei furti e delle spaccate delle ultime settimane. Io raccolgo il grido disperato di tanti cittadini e commercianti che non ce la fanno più. Oltre ai furti, ogni giorno stazionano davanti agli esercizi commerciali del centro e non solo balordi, delinquenti, criminali, spacciatori di droga che precludono l'accesso agli esercizi commerciali alle persone oneste. E il focus lo voglio accendere nello specifico sui giardini di Piazza Primo Maggio, nella centralissima Piazza Salotto, dove ogni giorno bivacchi, spaccio di droga e quant'altro, nella Piazza Santa Caterina e zone limitrofe e nell'area di Risulta. L'area di Risulta ogni giorno ci sono decine e decine di balordi, delinquenti che importunano gli automobilisti. Ricordiamo, lì ci sono stati stupri, violenze sessuali negli ultimi settimane. Allora lì si potrebbe risolvere il problema. Ci sono vigili, polizia municipale all'interno dei container, l'hanno messo lì per garantire la sicurezza. Io dico facciamoli andare fuori, da qui ci spostiamo nella periferia. Occupazioni abusive in tutte le case popolari dei quartieri al rischio aumentano ogni giorno. Delinquenti che spacciano droga nelle case popolari. Ci sono oltre 700 cittadini in graduatoria, persone serie e oneste, con figli a carichi e disabili che non possono avere una casa popolare perché le case popolari vengono occupate dai delinquenti. Tutti coloro che non hanno i requisiti, coloro che hanno condanne penali, coloro che adibiscono l'alloggio ad attività illecite, devono essere cacciati fuori per far spazio ai cittadini onesti che aspettano in graduatoria. 100 abitazioni sono lasciate murate, non assegnate. Quelle devono essere immediatamente assegnate ai cittadini per smaltire la graduatoria. Al prefetto chiedo di istituire presidi fissi di polizia almeno nelle due piazze principali di spaccio, il Ferro di Cavallo e via Caduto per Servizio. Un'altra proposta, la videosorveglianza. Dice benissimo, io voglio che Pescara diventi veramente una città grande fratello, mi si lasci dire, con tantissime telecamere. In ogni angolo voglio una telecamera, perché solo così possiamo. Se lei pensi che al Ferro di Cavallo, dove ci sono stati omicidi su omicidi, non abbiamo ancora una telecamera. E mi fermo qui.